il mio primo auspicio è che ci sia una soluzione rapida. In secondo luogo che sia una soluzione efficiente. Adesso non spetta a me assolutamente dire, io ho grande fiducia nella saggezza del Presidente della Repubblica, a cui tutti riconoscono, mi pare, da tutte le parti si riconoscono la competenza e l'autorevolezza per risolvere al meglio il problema. Quindi non spetta a me dire che tipo di soluzioni possono esserci. Mi auguro, anche qui questo è il secondo augurio, mi auguro che ci sia una soluzione efficiente che consenta di non disperdere quegli aspetti che si sono evidenziati negli ultimi tempi, pur in un momento così faticoso, che attestano una possibilità di ripresa del sistema economico italiano. Io ritengo che l'Italia sia solida anche dal punto di vista finanziario, ecco. Mi pare che questa affermazione sia più vera oggi che 2 o 3 anni fa, ecco. E quindi mi auguro che la strada intrapresa non venga da questo punto di vista interrotta. Un conto è il problema della riforma costituzionale, che riguardava in principal modo il Senato con tutte le conseguenze che ne derivavano e che abbiamo, a seguito di questa decisione, viene accantonata, viene rinviata, non so quando, ma viene rinviata. Un conto invece è che si proceda sulla strada che consenta all'Italia di mantenere, di rafforzare una posizione economica e finanziaria che, io ripeto, è solida. E da questo punto di vista io voglio aggiungere che in questo modo non venga meno l'apporto dell'Italia all'Europa, perché io credo che sia irresponsabile, questo lo affermo con certezza, qualunque posizione che porti a ritenere non essenziale per l'Italia il mantenere un suo ruolo in Europa. Dalle banche invece lei dice il sistema è solido, però alcune sono un po' in difficoltà in questo caso. Ecco, mi auguro che siano anche per questo che i due auspici che ho espresso, la tempestività e l'efficienza delle soluzioni, cioè l'autorevolezza del nuovo esecutivo, siano in grado di affrontare questo problema, che in mancanza di queste due condizioni potrebbe effettivamente presentare gravi rischi.